affronti il Festival del Cinema di Venezia. Lo ha detto Alberto Barbera, per il quarto anno consecutivo direttore artistico della Kermesse, che ogni anno accende i riflettori sulla città lagunare. 72esima edizione, grandi ritorni ma soprattutto tanti debutti. Su 21 film in concorso sono 14 i registi per la prima volta a Venezia. Il festival rivendica la sua identità tra una Cannes per addetti ai lavori e una Roma che vira sul popolare. Non si piega al mercato e propone film sudafricani e venezuelani, ma allo stesso tempo preannuncia un red carpet hollywoodiano. Da Kirsten Stewart ad Amber Heard, da Johnny Depp a Martin Scorsese, che in soli 16 minuti, tanto dura il suo corto The Audition, è riuscito a riunire DiCaprio, De Niro e Brad Pitt. Ci saranno tutti? Mistero, dipende dal cachet, dice Barbera. L'Italia supera la tripletta di Cannes e manda 4 film in concorso. Sangue del mio sangue di Bellocchio, A Big Splash di Guadagnino, Per amor vostro di Giuseppe Gaudino e L'attesa di Piero Messina. Un festival, insomma, ma famoso anche per le sue feste, come quella organizzata in onore del presidente della giuria Alfonso Cuarón, premio Oscar per Gravity la sera prima dell'inaugurazione. Si parte il 2 settembre con una splendida Elisa Sednaui in veste di madrina.